Ma se lei utilizza il suo intervento per sostenere che tutto ciò che noi facciamo è una mancia indecente, onorevole Brunetta, mi costringe a richiamare in quest'Aula la storia parlamentare. Come si fa a definire mancia indecente gli 80 euro a carabinieri e poliziotti quando per costoro che non hanno redditi ultramilionari sono un aiuto alla vita quotidiana? E soprattutto, lo dica agli urlatori di professione che stanno dietro di lei, come si fa quando si è fatto il ministro della funzione pubblica il giorno in cui con il decreto legge 78 del 2010 all'articolo 9 contenimento della spesa in materia di impiego pubblico avete bloccato i contratti delle forze di sicurezza? Come si fa, onorevole Brunetta, a venire a prendere in giro il Parlamento italiano? Noi abbiamo sbloccato ciò che voi avete bloccato. Avete tagliato 3 miliardi sulla sicurezza e la difesa. Ma perché mi costringete a richiamare i fatti? Perché non vi arrendete alla realtà e cercate di trovare in quest'Aula la possibilità di un dialogo? Onorevole Brunetta. L'onorevole Brunetta, tra l'altro, ha avuto modo... Onorevole Vito e l'onorevole Brunetta... Credo, io non ho fretta, posso stare qui... L'onorevole... Allora, il Presidente del Consiglio sta facendo l'intervento di replica. Poi ci saranno le dichiarazioni di voto dei gruppi, onorevole Brunetta. È ancora più gustosa. Vede, io ho detto in quest'Aula... Mi sarei atteso, onorevole Brunetta, che la prendesse... la parte positiva di quell'intervento, cioè che se siamo tornati al tavolo di Vienna è perché prima non c'eravamo, e quando lei dice non siamo stati al tavolo dell'Iran del 5+1, onorevole Brunetta, ma eravate al governo voi quando vi hanno tenuto fuori da quel tavolo e siamo tornati al tavolo di Vienna noi con il nostro governo. Onorevole Brunetta, la prego, torni in sé e ci aiuti a non considerare, a non dire quello che lei ha detto in quest'Aula, offendendo non l'intelligenza dei deputati, ma l'intelligenza degli italiani, quando ha detto che questa legge di stabilità è una legge piena di marchette. Lei ritiene una marchetta eliminare la tassa sulla prima casa, onorevole Brunetta? Lei ritiene una marchetta fare una misura sulla povertà? Lei ritiene una marchetta abbassare le tasse per chi fa investimenti in azienda?